Ciao ragazze, con doppia mano. Ciao ragazze, sono tornata con un altro video e avevo scritto un po' di giorni fa sulla pagina fan, che tra l'altro vi lascio il link giù nel box. Avevo scritto che avrei fatto un video per spiegare le differenze tra il trucco americano e il nostro. Devo dire una cosa, non è un video che ho mai visto qui su YouTube e lo volevo fare anche se non è, se non devo dire niente di particolare o chissà quale nozione fondamentale per il vostro sapere, però ecco, lo volevo fare perché comunque sono piccole osservazioni, ci ho fatto caso io, capito? Quindi è una cosa molto no? Allora, niente. In questo periodo io non mi sono mai fissata più di tanto con le guru americane. Però in questi giorni ci ho buttato un occhietto da quando mi è stato regalato il matitone della NYX, il Milk, quello che volevo tanto. E tra l'altro ringrazio la ragazza. Ciao, Mo. E niente, quindi con questo matitone, cioè, tra l'altro mi dovete consigliare per chi ce l'ha come si tempera, perché sono arrivata qua e ancora non avevo mai temperato, ci ho fatto almeno 7 trucchi. 7. E c'ho paura a temperarlo perché ho paura di romperlo, quindi prima di temperarlo ho detto, io chiedo che alla fine noi siamo un po' come Google, cioè io chiedo a te chiedi a me, quello chiede a quell'altro, è tutto un grande sapere, no? Vabbè, comunque, mi sono andata a vedere i tutorial da americani e allora ho fatto caso a queste piccole cose. Tutto parte da quando io ho fatto la scuola, insomma, di trucco, che l'insegnante mia non è che la odiava perché pure la conosce, però non gli piaceva Clio e il suo metodo il metodo che adotta per truccare, no? E io, cioè, pure a me non mi piace quando, cioè, io perlomeno a me non mi piace truccarmi l'occhio e poi la faccia, cioè, è una cosa che non farò mai, cioè, è una cosa che odio proprio, no? E insomma, niente. Poi io ci ho fatto caso, ho visto che Clio comunque nei video vecchi, 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 ha detto che lei ha frequentato una scuola in America. E vedendo i tutorial delle americane capisco che in America si vede che il loro metodo è prima gli occhi e poi il resto del viso. Mentre qui in Italia è la regola principale, è una buona base e poi tutto il resto. E quindi questa è già una grande differenza. Comunque io perlomeno, vabbè che io sto in Italia, quindi per lavoro, lavorando nel campo del trucco, adotto i criteri che mi sono stati insegnati qui. Però, per dire, nella quotidianità mia, se mi devo truccare, mi trucco prima la base e poi gli occhi, poi tutto il resto. Comunque, avevo già detto in un video che ci sono delle piccole accortezze per non. Cioè, ci avete mai presente quando vi fate uno smoky nero e tutti i granuletti d'ombretto nero vi vanno qua, poi quando andate a fare così, siete tipo come indiani, no? Tutte strisciate. Quello si può prevenire mettendo un po' di polvere di riso. Qua ho una cipria bianca, insomma una cipria in polvere. Dopo andate con un pennelletto a ventaglio, tipo quelli per mettere l'illuminante, andate a fare così e non troverete la strisciata. Comunque è per prevenire il fallout. Insomma, consigliamo così. E niente, poi ecco, un'altra differenza è nelle sfumature. Io per fare un trucco in stile americano ci metto 5 minuti per ricreare un trucco normale, tra virgolette, ci metto 40 minuti. Tipo, sto trucco che c'ho è un oro con un marroncino bordeaux sfumato con un ombretto beige rosato, 40 minuti perché a sta sfumacce vuole. Per fare l'occhio uguale all'altro, per fare la bella sfumatura, se no si vede sto stacco. Vabbè. E se vi interessa, vi farò proprio spiegando passo passo un trucco americano. Praticamente
proprio per farvi vedere che è semplicissimo. Logicamente questo video può interessare maggiormente le ragazze come me che si truccano abbondantemente. Per le ragazze acqua e sapone non credo che vi interessi, però se volete una nozione in più da sapere o vi sto simpatica e vi faccio compagnia, rimanete sintonizzate. E quindi niente, perché consiste nel mettere uno scotch, un pezzetto di scotch qui, che comunque aiuta a dare una forma dritta. No, scusate che sto registrando da iPhone, ogni volta che faccio un video mi chiamano, se mi chiamano stavolta mi intoppo. Comunque, aiuta a dare una forma dritta, comunque c'ha lo stacco netto, mettete un po' di scotch, usate un matitone bianco, perché il matitone bianco è la regola principale, e lo tamponate con un ombretto chiaro, cioè un ombretto bianco, quindi andate a fissarlo, fissare il matitone, e dopodiché andate, io vabbè ve lo farò con tre colori, un nero che comunque andrà nella piega, sulla palpebra mobile metteremo un marroncino sbrilluccicoso, così, e andremo a sfumare il nero per togliere lo stacco netto con il bianco con un marroncino chiaro opaco, e è un trucco facilissimo. Poi vabbè, c'è da dire che le americane sono veramente belle, ne sanno una più del diavolo, tipo se mettono due paia di ciglia finte, cioè metto un paio, poi ne attaccano sopra un altro, insomma niente, hanno uno stile tutto loro, quindi truccano prima gli occhi, poi le vedi che se fanno la base, ma quello è trucco pesante, oh. Cioè se fanno la base, prima fanno la correzione delle imperfezioni, mettono un fondo tinta, poi vanno a mettere la strisciata dell'illuminante qua come stile Kim Kardashian, e poi vanno a fare il contouring, insomma hanno un metodo tutto loro che le rende veramente delle grandi gnocche, e pure per il resto ne sanno tante. Tipo io ho visto il tutorial di una ragazza che si appiccicava sulla fronte una specie di colla che appunto ci si è incollata la frangia, che poi in ogni video c'è capelli diversi, sicuramente saranno parrucche, ma va sicuro che non si vede che sono parrucche, cioè queste sono maghe del trasformamento, no, da trasformazione, cioè sono complimenti. Se c'è qualche americana e mi guarda e capisce italiano, complimenti. Vabbè, comunque, ecco, se volete vi farò un video proprio dove faccio vedere il metodo americano, ma comunque ne potete trovare tantissimi dalle guru americane. Però ecco, se volete gnappetta, in America ci stanno problemi. E niente, volevo farvi una piccola domanda prima di chiudere il video, perché mi sono dilungata troppo su, alla fine ho detto tu cazzatine. Ecco, sono molto realizzata che a queste cose ci ho pensato io, quindi io devo condividere per forza con voi. Volevo farvi una domanda. Logicamente io riconosco che tantissime, ma sicuramente sarà la maggioranza, amano il trucco soft. Però riconosco, da quello che mi avete scritto, insomma, ho percepito io perspicacemente, ho dedotto, mamma mia oggi quanto sono acculturata, vabbè, ho dedotto che magari siete iscritti al mio canale non solo per i tutorial, magari perché vi sto simpatica, perché vi faccio compagnia, insomma ci stanno varie ipotesi, no? Però mi capita di vederne parecchie di voi che sono iscritte a, ai canali delle guru americane, e a me mi viene da pensare. Poi vabbè, logicamente ci stanno anche americane che fanno dei trucchi non carichi, come intendo io. Però mi viene da pensare, perché sulle americane, se vedete un trucco del genere, dite, oh mio Dio, che bello! E se lo fa un'italiana, un trucco così marcato, uguale, o zoccola, trans, Moira Orfei, cioè, perché? Perché sulle americane sì e perché su di noi no? Che tra l'altro, questo va in difesa anche a chi come me si trucca una cifra, perché a maggior parte vi truccate soft, ma qualcuna come me ci deve stare per forza, eh.
quindi volevo farvi questa domanda, insomma, se mi rispondete, non so, sarei contenta, insomma, di sapere varie ipotesi. Cioè, va bene pure che mi dite, tipo, vabbè, ma qua non siamo in America, quindi... Vabbè, però volevo sapere, insomma. E niente, ragazze, io dopo la mia scoperta brillante vi lascio, spero di avervi tenuto compagnia e comunque avrebbe fatto notare delle cose che magari non ci avevate pensato, ecco. E niente ragazzi, io vi mando un grosso bacio, il video prossimo sarà sicuramente sui top e flop e comunque farò vedere e darò le mie impressioni sui prodotti che vi ho fatto vedere negli ultimi video, quelli che ho comprato, insomma, nei video haul. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao, gnappe! Ecco, scusate che... insomma, vedete un pezzo di tavolo perché ho smontato... Sì, calcolate che sto aggobbata per terra. E ho smontato il coso che tiene l'iPhone per riprendermi, perché volevo chiedervi un'ultima cosa. Fatemi sapere voi, che trucco preferite, se è un trucco soft, un trucco più marcato, insomma, fatemi sapere le vostre abitudini truccose, ecco, così mi piacciono, cioè, mi piace leggere le vostre risposte e cose, perché io leggo, no? Però ecco... Anzi, mi vorrei scusare se non riesco a rispondere a tutte perché però siete in tante, però io comunque sono molto attiva, cioè rispondo. Magari quando carico il video rispondo ai primi, tipo ai primi 20, i primi 10, quanti so. Poi ecco, rispondo un po' sparsi, quelli che mi capitano all'occhio, però non è che ho preferenze o... Cioè vi chiedo scusa se non vi rispondo, però ecco, i commenti li leggo tutti, quindi mi farebbe tanto piacere se, insomma, c'è una sorta di tra noi, capito? Vi risaluto di nuovo. Ciao gnappe!